È un'estate particolare, un'estate di ripartenza, c'è grande fermento in città, tanti eventi, la città vuole ripartire, ma dobbiamo farlo in sicurezza. Noi siamo qui a ricordare a ciascuno di noi che dobbiamo seguire le regole, niente assembramenti per la sicurezza di tutti, della comunità e per la ripartenza veloce di tutto il nostro sistema economico che sta registrando dei numeri molto significativi. E fatemi cogliere l'occasione in questo weekend di Ferragosto in cui ci si ritrova con gli amici, con le famiglie, insomma, per ringraziare tutte quelle persone che lavorano per la sicurezza della comunità, che fanno in modo che anche in questi giorni così particolari i servizi siano sempre al massimo nei confronti di residenti, villeggianti e turisti. E quindi un grazie di cuore veramente in queste ore così calde da tutti i punti di vista per gli operatori della nostra polizia locale, per tutte le forze dell'ordine che collaborano con la polizia locale in questi giorni sul territorio. Fatemi ricordare gli amici dei vigili del fuoco, della Guardia Costiera, la Croce Rossa, tutti i volontari anche del 118. Quelli che stanno assistendo i nostri servizi sociali per le ondate di caldo e stanno dimostrando grande vicinanza, per esempio, agli anziani. Insomma, c'è tanta gente che veramente lavora spesso sacrificando molto della propria vita personale per la sicurezza di questa comunità, per la ripartenza a tutto tondo della città. A loro va il nostro grazie di cuore, un buon Ferragosto a tutti quanti voi. Rispettiamo le regole, mi raccomando, e fatemi fare un ultimo auguro, un ultimo in bocca al lupo al neocostituito gruppo di protezione civile del Comune di Taranto. Grazie a queste persone Taranto sta dando di sé un'immagine splendida anche in questi giorni di caldo intenso, di difficoltà della pandemia e di ripartenza. Di nuovo buon Ferragosto a tutti.